Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. Benvenuti, popolo del joystick, del mouse e tastiera, del pad e pure del touchscreen, alla nuova puntata di Inside the Game, dentro al videogioco, l'unico videoblog che si diverte alle spalle degli altri. Vero? Come no? Verissimo. Sempre. Sempre, perché sempre poi, insomma, capite bene che con un inizio di questo genere ad altissimo valore artistico, storico, monumentale, cioè Jethro Tull, con Thick as a Brick, ci prendiamo un po' in giro da soli, perché il brick, cioè quello che è molto spesso, è l'Xboxone! Che finalmente si è abbattuto sulle nostre famiglie, sulle nostre vite, soprattutto in quella dell'esimio Dollmaster che ha rilasciato ieri un video di unboxing dove era presente anche l'esimio eppure un altro esimio, tutti esimi, e quindi insomma puntata speciale ovviamente dedicata a Xbox One, dove non ci saranno le nostre consuete rubriche che ormai vi hanno abituato al pubblico ludibrio da quattro puntate a questa parte. E come da una puntata a proposito, abbiamo risolto l'audio, siete contenti? Yeah, intanto mi cade il telefonino da $1,000. Se si è sentito, abbiamo risolto. E questa è la nostra sigla. Ed eccoci tornati in studio. Lo chiamiamo studio qui, anche studio. Fico lo studio 1, così ce ne sono altri. Sì, sì, ricordiamo sempre, sì, per chi scarica su Emule, su insomma, questa è S2X05, per chi ci scarica dai torrent, per chi ci vede in Indonesia, ricordiamo, noi andiamo fortissimo in Indonesia. Ci stiamo espandendo sulla Cina, vogliamo pensare. Pensiamo, sì, ai numeri quelli pesanti. Esatto, vorremmo fare una puntata in cinese. Soprattutto dopo l'unboxing di ieri, cioè, i cinesi sono stati tanto citati. Beh, comunque, unificati, cioè, l'idea è impararsi il cinese tutte e tre, e credo che ci metteremo dai 2 ai 3 anni, forse 30, non lo so, e poi cominciare a fare le puntate in cinese, cinese, per diventare finalmente strafamosi e straricchi, che ricordiamo è il nostro obiettivo, l'unico fine. Anzi, condividete. Detto questo, ci siamo subito nel vivo della puntata. Ieri qualche baldo giovane con la febbre. Sono guarito grazie a lei, però, c'è da dire. È andato in un centro commerciale, di cui non faremo il nome, Roma 2, e in un negozio di una nota catena di videogiochi di cui non faremo il nome, Game Spot. Così almeno facevamo. E ha comprato la nuova console di casa Microsoft, la prima della nuova generazione ad uscire nel nostro paese, perché come ben sapete PS4 è uscita settimana scorsa negli States, uscirà la settimana prossima. E il Wii U facciamo finta sempre che non esista. Il Wii U facciamo finta che non esista perché non è proprio da considerarsi come nuova generazione a livello grafico. Figli e figliastri, facciamo subito. Due pesi e due misure. Io non ci sto da adesso. Vabbè, allora, il Wii è uscito prima, un anno prima. Nintendo ha voluto fare quello che fece Microsoft con la console precedente, cioè anticipare gli altri concorrenti, e adesso però è uscita Xbox One. Sì. Possiamo dirlo? A voglia. Che ci proietta appunto nella nuova generazione di console per quanto riguarda quantomeno roba grafica, media station, lettori Blu-ray che si rompono, tutte orpelli inutili, un affare enorme, l'avete visto dall'unboxing, e siamo qui per parlarvi insomma del lancio di Xbox One, quindi giochi di lancio, nostre opinioni e via dicendo. Allora, prima cosa, voi che l'avete vista, voi che l'avete giocata, io non me l'avevano portata perché cioè, vengono qui, mi fanno lavorare, setta tutto il computer e loro non mi hanno portato Xbox One come premio. Com'è? Vabbè, allora, io sono soddisfattissimo. Devo dire la verità, dopo tutto quello che si è detto in questi mesi, l'entusiasmo andava scemando. Cioè, l'ho comprata sempre entusiasmato, però sapevo, cioè, con molte riserve. Per esempio, pensavo dentro di me, non funzionerà mai la dashboard come abbiamo visto nei vari video, sarà più lenta in realtà, e invece, incrociando le dita,
tutto è come era stato presentato. Quindi per ora da neanche 24 ore di prove ti ritieni... Funziona, effettivamente dallo stand-by la console si avvia in 6 secondi. Davvero? Sì, appena il Kinect ti vede ti collega il profilo senza tempi di caricamento e addirittura hanno, una stupidaggine, però insomma fa piacere, hanno eliminato le 25 lettere, diciamo, per i codici da scaricare dei DLC. Ora ci sono dei codici QR che appena vengono alzati in qualsiasi punto della stanza, il Kinect registra e scarica il DLC. Bellissimo. Molto figo. Ah, che quattata. Tutto visto e tutto vero. Tutto vero, tu confermi, tu che sei proprio quello che mena sulle L'unica cose. L'unica cosa è che bisogna essere molto precisi sui comandi, cioè lancia forza 5 non va bene, lancia forza Motorsport 5 va bene. Vabbè, cioè pure te forza no, 5. No, dico che comunque sia intelligente, però sono sempre comandi. Certo. Tutto ciò sostituisce fai due volte a destra e premi il tasto verde. Che tanto ci piaceva. Quando... A cui io non so, io ero sinceramente affezionato al tasto verde. Cioè da dire che come faceva ragionare ieri sera Manuel, un mio amico, giocando, le formule sono necessarie perché altrimenti parlando faresti partire mille certo. comandi se ti capisse qualsiasi cosa. Infatti questo si salda con l'inutilità. Esatto. Completa il cerchio dell'inutilità totale di questa cosa che però è un oggetto tecnologico interessante perché può essere anche usato in altri modi. Esatto. Quello che c'è nell'adesso non è che sia sensazionale, ma è molto piacevole quando uno attacca la console e comincia a esplorare le funzioni. No? Ho testato Skype. Per esempio. 1080p, il Kinect ti segue ovunque nella stanza e ti zooma sul viso mentre parli tutto da solo. E addirittura, cosa che non sapevo, con il Live Gold Microsoft dà a disposizione 30 minuti di chiamate verso cellulari e fissi con Skype al mese. Che figata! Molto figo, molto figo. Ah però, sì. Non vorremmo dimostrarci troppo di parere che sennò arrivano i fanboy, Sony, però... Per ora tutto mi sembra, sì, insomma, sì, per ora sì. A momenti vado a comprarmela, ma... Ma, e ci pensa Massimo qui. Ma, vabbè, è chiaro che anche in questo caso, veniamo dalla settimana scorsa della PS4, è successo più o meno la stessa cosa anche nel caso dell'Xbox One. Credo sia la prima volta che dico Xbox One, in vita mia. E quindi ci sono state parecchie unità, ancora non sono uscite le cifre, però ci sono già proteste che montano online in modo massiccio. Di lettori Blu-ray che non accettano volentieri il disco e quindi lo fanno un po' grattare prima di entrare. Però Microsoft si è subito lanciata nella sua stessa difesa, sostenendo che comunque ci sono varie ipotesi di soccorso che l'utente può utilizzare e che loro sono sempre disponibili per i loro clienti. Quindi c'è il loro servizio clienti, che... rimandare la console oppure scendere in piazza urlando. Scioperare. Funziona anche cose. Tutti i metodi che funzionano, torniamo sempre a quello detto la settimana scorsa, è assolutamente naturale e fisiologico che a un lancio hardware ci siano o possano esserci dei problemi. L'importante è in quanto tempo vengono risolti. Beh, allora, su questo sicuramente la mia esperienza passata, ovviamente, con il servizio clienti Microsoft, devo dire che sono veramente sì. Cioè, ottimi. Vengono a prendersi a loro spese la console a casa, la portano, te la rimandano a loro spese con il... Insomma, io mi sono trovato molto bene. Tra l'altro io sono stato uno dei pochi, credo, ho avuto la console cambiata in 2 giorni, 3 giorni, una cosa... Incredibile, perché probabilmente non era la mia, chiaramente ne danno una diversa. Questo ovviamente lo ignoro. Fatto sta che è arrivato il corriere, veramente era, non so, giovedì, martedì, cioè, mi sono ritrovato la console a casa. Quindi questo è chiaramente pollice ok per Microsoft e il suo servizio clienti. Comunque, i numeri sembrano parlare chiaro, anche se poi non sono veramente strani sempre. 1 milione di unità vendute, anche un tweet di Evita Barra, che è, insomma, se non sbaglio, Product Manager Italia di Microsoft, conferma questa cosa. E da questo punto di vista uno può pensare che se in 24 ore Xbox One in tutto il mondo, perché praticamente il lancio era mondiale, 13 paesi, però comunque quelli più importanti c'erano tutti. Sì, però in Europa hanno lasciato fuori parecchi in Europa hanno lasciato, però se ci pensi PS4 ha venduto 1 milione di unità solo negli States. Certo. Quindi quando adesso ci sarà il lancio totale, certo, a quel milione raggiungi altri. Quindi comunque, se vogliamo fare la guerra di Maria Calzetta, vabbè, ma i pre-order sono di più per PS4, era, si sapeva, insomma. Comunque, insomma, appunto, Sony sembra vincere, ma ripeto, quei 100 euro di differenza credo che la facciano abbastanza padrone su un prodotto che viene lanciato subito. Allora, un'opinione personalissima prima di passare a un trailer dei giochi che Pierre sta provando e di cui ci parlerà.
Perché non ho comprato Xbox One al lancio, nonostante avessi detto al mondo nel videoblog che invece dopo aver visto Dead Rising 3 l'ho comprato. Allora, credo che ho letto degli articoli, mi sono informato, non è tanto il non voler prendere un prodotto tecnologico al lancio, anzi io sono uno di quelli che gli viene proprio la tremarella, esatto, che vuole comprare le cose subito per essere uno dei primi a parlarne. Credo che però la vecchia generazione di console al momento abbia ancora moltissimo da dire. Io ho un po' paura di mettermi un oggetto che poi non utilizzerò perché gioco ancora con le altre console, con le vecchie console, in casa per troppo tempo e averlo pagato anche 500 euro. Quindi da questo punto di vista vorrei un minimo aspettare che non solo le esclusive, anche il multipiattaforma migliore eccetera, prende il largo, diciamo. Così da poi godermi appieno le funzionalità di queste nuove console e non farmi un periodo praticamente di aggiornamenti, problemi, esatto. Cose. No. Su questo parleranno i miei esimi colleghi dopo il trailer di Dead Rising 3, che vogliamo vederci senza neanche parlarci sopra. Imagine you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Rated M for mature. Only on Xbox. E quindi con Welcome to the After Party, che è il party che si è tenuto ieri a casa questa di notte. Esatto. A che ora hai staccato? Alle 6? No, ho staccato verso le 2:30. Ah, che ragazzino. Non hai proprio dato il massimo. Ma dall'ora di pranzo. Ma quindi 12 ore, solo 12 ore, te facevo più. No, io per quelli come te metterei l'obiettivo 13 ore di seguito. 13 ore di seguito, esatto. Allora, volete dire la vostra sul lancio di una nuova console? Che l'ho detto prima di parlare, ovviamente. Io vorrei dire che dopo 13 ore la console era fredda. Perché è piena di ventole, quindi finalmente pare scongiurato. Svolazzava felice in soggiorno. Esatto. tipo piccolo drone, però esatto. Tutto a posto. Però per fortuna non scalda, quindi almeno questo, ecco, ottimo. No, io invece la mia scelta nell'immediato l'ho fatta, che è quella del Wii U, e ancora oggi, dopo l'uscita sia dell'Xbox One che, se vogliamo, della PS4, mi chiedo se in fondo le esclusive migliori non ce l'abbia la Wii U. E secondo me oggi ce le ha sicuramente, perché comunque sia, comprando un Super Mario, compro quello che dovrà uscire adesso, compro un prodotto più completo, più rifinito rispetto a quelli che abbiamo visto ricevere giudizi molto variegati anche sull'Xbox One, che vanno dal capolavoro al mondo non sarà più lo stesso al, lo sto per dire, cagatona atomica in alcuni casi. E quindi, insomma, aspettare è solo un vantaggio per due motivi. Il primo è che non voglio una cassa da morto dentro casa perché porta sfiga, quindi aspetto un restyling. Addirittura? Quindi aspetti anni? Oggi sì, poi oggi bisogna sempre vedere quello che succede. Cioè io ho a marzo Dark Souls 2 che mi risulta girare su Xbox 360. Esatto. Devo sopravvivere alla tentazione Destiny fino a quando la cassa da morto non verrà però riesce a sopravvivere alla tentazione Titanfall? Sicuramente sì. Sicuramente, okay. Perché tra Titanfall e Destiny per me è più interessante. E comunque Destiny. Titanfall esce anche su 360 volendo chiaramente esce anche non sarà su 360. Insomma, sì, anche se io comunque sia piano piano la sto un po' abbandonando, devo dire la verità, sì, sarà difficile comunque tenerla operativa, diciamo, però. Com'è Dead Rising 3? Dead Rising 3 è molto molto divertente, se ne sono lette di tutti i colori. All'inizio, diciamo, alle 3 Capcom aveva fatto un po' tremare tutti perché aveva detto che si voleva avviare verso una strada alla Call of Duty, quindi un Dead Rising serio, partito il rage classico su internet, e siamo tornati invece al classico Dead Rising con le armi cazzone, con gli psicopatici fuori di testa e la co-op divertentissima. Ho giocato in co-op, è possibile giocare tutto il gioco in cooperativa. L'altro personaggio fa l'amico di Nick, che si chiama Dick, che è un camionista. Se non sbaglio è il tuo lavoro dei sogni. Esattamente, esattamente.
Ed è possibile poi sbloccare anche le skin per usare Chuck Green tipo e Frank West. L'unboxing dell'Iveco nuovo. Esatto. Ecco, mi è arrivato appena adesso l'Iveco 8 ruote, una belva di acciaio. Esatto. Fichissimo. Esattamente. Beh, e poi faremo Inside the Camionisti, con tu che torni dalla tipo, capito, 30 ore. Dentro al camion. E mi asciugo il grasso sulla cosa. Sì, molto bello. Comunque, la next gen in Dead Rising 3 non si vede tanto sulla grafica spaccamascella quanto vero sul numero di zombie a schermo. Perché veramente questa stanotte, quando cala la notte nel gioco, gli zombie si moltiplicano e non c'era un solo angolo di strada che non fosse invaso dagli zombie. Cioè nemmeno a X-Factor si vedono tanti zombie a schermo. Esatto. Tutti insieme. Abbiamo dovuto veramente fare saltare da una macchina all'altra perché non potevamo camminare in strada. Bello. Quindi era molto molto bello. Posso fare una piccola polemica? Sì. Cioè io sono d'accordo che soprattutto col 2 Dead Rising è diventato molto ridanciano. Sì. Però sono convinto che l'uno, al di là delle mascherette strane, dello sì, non era poi grottesco. Io ho paura che la direzione sia stata proprio smarrita del tutto, nel senso che il primo era un gioco che sull'ansia e sulla proprio anche sulla pressione sul giocatore faceva tanto. Il 2 è diventato diverso ed è diventato. Ma io non penso che sia brutto il 2, eh. Penso che quella direzione, nel mio caso, è meno interessante. Cioè le armi cazzone, quindi la fusione dei vari oggetti per renderli più divertenti, è molto piacevole, ma al tempo stesso nel 2 più volte mi ha dato fastidio. Sì, cioè, l'ho trovata un pensavo po' che tu avessi comunque... L'eccesso è molto divertente, cioè il, non lo so, il tagliaerbe che falcia centinaia di zombie è molto... Però nel momento in cui ho quell'oggetto, allora poi non ho più paura dello zombie. Beh, questo è vero, chiaro. E quindi poi tutte quelle parti lì diventano di grande massacro e in più la maggior parte di quelle armi, parlo del 2 perché al 3 è proprio zero, non sono neanche utilizzabili con gli psicopatici, no? Normalmente uno ne usa una efficace, non una divertente, quindi io non sono proprio d'accordo con Capcom nell'aver preso questa strada. Poi è soggettivissimo. In questo il 3 diciamo ti viene incontro perché le armi dopo un po' si rompono, dopo poco in realtà, e gli zombie sono talmente tanti che con praticamente 5 colpi hai ucciso 30 zombie, ne stanno arrivando altri 400 e l'arma si è rotta. Okay. Quindi comunque non li puoi uccidere, cioè devi scappare. Fuggire più. Almeno in questo, ecco, si è tornati un po' all'ansia del cioè all'uno tempo. Sono proprio affezionato all'uno, veramente. Andiamo avanti. Sono emozionato, eh? Allora, altri giochi di lancio che stai provando, uno è Forza Motorsport 5, di cui abbiamo un contributo filmato con Il Picture in Picture. Ci vedrete guardare lì, perché il nostro monitor è lì. Però, quantomeno, abbiamo accontentato anche i fan del Picture in Picture. Esatto. Detto questo, gioco che ha visto anche Massimo in azione. Sì, l'acqua è finta. L'acqua è finta, questo ci tiene a dirlo. Ci vede molto. Ed è, diciamo, il gioco che mostra in realtà i muscoli dell'Xbox One, perché 1080p nativi, 60 frame al secondo. Bada. Iperfluido. C'è diciamo all'inizio una celebrazione dell'automobile spaventosa per certi in cui non ci riconosciamo molto, però, però c'è da dire che insomma la prima gara che ti fanno fare per le strade di Praga su una McLaren mena proprio sì, sì, eh? Sì. E poi c'è molto interessante questa storia dei Drivatar, cioè praticamente non si, anche nella campagna in giocatore singolo non si sfidano più le intelligenze artificiali ma i Drivatar, cioè delle intelligenze artificiali basate sui comportamenti di altri giocatori online. Sì, questa era una cosa che avevano lanciato in più tre. Dopo le prime 5 gare il vostro Drivatar è pronto per essere lanciato online e io mentre dormivo questa notte il mio Drivatar ha fatto 7 gare e mi ha fatto guadagnare $6,000. Mi piacerebbe proprio metterla alla prova questo Drivatar, no? Cioè uno compra Forza Motorsport 5 e comincia a fare tutti i giri al contrario, tutti i botti. E ci sono dei filtri per evitare questa cosa. La mia imbecillità sarebbe tutelata. Esatto. Cioè vengono registrati. Quello è proprio tutela WWF. Sì, cioè non è. C'è il loghetto proprio. Sì. Vengono registrati proprio solamente diciamo i giri che fai in maniera corretta, non quelli in cui. Però, ad esempio, i comportamenti aggressivi invece vengono salvati. Ok. Cioè, se sei che sperona le macchine, il tuo Drivatar speronerà le macchine. Bene. Grande sensazione di velocità, come ci mostra quest'ultimo momento di trailer. Sì. Questa è esattamente così, rispettabile. E questo è proprio il gioco, gameplay. Sì, Madonna. Esatto. Molto bello. No, poi riflessi di luce, veramente alcuni tratti impressionante. Poi in alcune telecamere ingiocabile, perché la telecamera sul cofano con il riflesso dello scenario
sul cofano, certo, rende impossibile, però chiaramente uno lo guarda così per, certo, divertimento. Ah, credo questo, se tu ricordi il primo impatto con quella che è considerato l'inizio della next gen scorsa, mm-hmm, cioè Gears of War, mm, pure lì vedi degli effetti, lui onestamente non l'hai mai visto. E lì c'era pure il salto all'HD che era ancora più, ti veniva veramente insomma la pelle d'oca. Sì. Allora, quindi Forza Motorsport promossissimo, ma quello ha preso votoni ovunque, sì, diciamo che è garantito, esatto, qualità del gioco, perché sono sempre stati bravissimi. E comunque il quinto capitolo, insomma, non, esatto, è una cosa nuova, ecco. Esatto. Sviluppare, sorpresa delle sorprese, Pierpaolo dice il miglior gioco del lancio Xbox One è Killer Instinct. Oh, Killer Instinct, che ha addirittura convinto il nostro Dexter a comprare un Xbox One al lancio milanese, non avendola prenotata. Lui, vabbè, è un appassionato di picchiaduro. È stato lanciato, diciamo, presentato come al solito male da Microsoft, e lanciato come un free to play, sì, per quanto però concerne solo il personaggio di Iago, cioè potete scaricare tutto il gioco completo ma usare solo Iago e poi sbloccare eventualmente ogni personaggio, ce ne sono 8 in tutto, a 4 euro l'uno, oppure comprare a 20 euro il pacchetto con tutti i personaggi e tutti gli stage. Però ecco, c'è da dire che sono state rispettate, diciamo, le caratteristiche della saga che abbiamo tanto amato su Super Nintendo e nei cabinati. Soprattutto nei cabinati. E poi la faccenda è questa, cioè gli 8 personaggi sono pochi effettivamente, però innanzitutto il gioco completo costa 20 euro, quindi non è venduto a prezzo pieno. Infatti, cioè non capisco cosa ci sia da lamentarsi. Esatto, e poi sono tutti molto diversi, quindi Glacius ad esempio è solamente, colpisce diciamo a medio lungo raggio, Sabrewulf è inutile a medio lungo raggio. Non vedo comunque il mio, cioè, perché io usavo Spinal. Spinal uscirà a gennaio, primo DLC, e Fulgore a marzo. Ok, perfetto. Esattamente. Tra le altre cose, scusa, credo, sì, che sia proprio questo il Mario in cui, ecco, lo Spinal. Ecco, Spinal, esattamente. Adesso arriva anche Fulgore. Mamma mia. L'hanno fatto un po' a corsare. Era corsare, era lo scheletro di un pirata. Sì, è vero, perché sì, questo, esatto. Ti ricordi il suo stage era sulla barca? Ci sono tutte le varie personalizzazioni possibili per i personaggi, comunque online già c'è un sacco di gente, e soprattutto c'è il narratore, diciamo lo speaker, grande, che si fomenta, esatto. Ultra è combo, ma soprattutto combo break, come si chiama in italiano, che l'abbiamo ridacchiato ieri, spezza combo. Spezza, no, per fortuna non è doppiato, è rimasto in inglese, per fortuna, esatto. Comunque insomma, gioco che ti sta piacendo veramente, sta piacendo tanto. E chiudo con una parentesi minuscola: Battlefield 4, finalmente ho pianto per la bella grafica. Avevo chiesto questo, diciamo, quando avevo parlato perché della è già disponibile, quindi sì io ho fatto il famoso cambio ieri. Ah, non avevo capito, pensavo che comunque non fosse al lancio. Ho fatto il famoso cambio, ho dato indietro quello della 360, ho preso quello della One. Graficamente è finalmente come quello che ci avevano mostrato al trailer di presentazione. Perfetto, mi ricordo. Esatto. E la cosa carina è che, non so, in base a cosa, forse cloud di Electronic Arts, mi è stato portato il profilo che avevo sulla 360. Ah, sicuro sì. Quindi tutte le armi già sbloccate nel multiplayer, quelle che avevo sbloccato, e mi ha risbloccato gli achievement che avevo sbloccato su 360. Quindi doppi points. Doppi points, che esattamente. Schifo, esattamente. Che schifo. Io lo segnalo come giocatore truffaldino, fatelo anche voi. Ok, quindi chiuso il nostro speciale Xbox One del lancio celebrativo della miglior console, come la chiamata. Questo ovviamente secondo la lui. Più sexy. Più sexy. Si passa all'unica nostra rubrica, no, c'è l'Ipsy Dixit, te l'hai portato? Certo. Perfetto, allora, abbiamo due rubriche per voi. La prima è il trailer uscito questa settimana che più ci ha colpito. Vai pure, perché qui si tratta di roba. E io lo sto giocando, eh? Certo, perché il gioco praticamente però è uscito. Parliamo nella prossima puntata, se no. Vogliamo nella prossima puntata, parliamo nella prossima puntata. Perfetto. Adesso perché compariamo pure noi tra queste frasette, sì. Dopo distrutto, ecco, IGN, adesso ci siamo. Adesso ci siamo. Una cagata atomica, factotum. Oh, scusate. Ecco, every Zelda fan se ne deve tenere alla larga. No, non è assolutamente vero, anzi, è un gioco clamoroso. Ma cioè, quando Nintendo programma un nuovo Zelda, non scherziamo, veramente non scherziamo. Probabilmente... Ecco, scusate, però sì, lì la droga di quelli che hanno detto il miglior Zelda degli ultimi 20 anni la vorrei provare anch'io. Sì, eh? Secondo me è un allucinogeno pesante. Beh, perché diciamo che negli ultimi 20 anni è uscito anche. No, poi non metto in dubbio che sia bello, però, e non metto anche in dubbio che Link to the Past fosse stupendo, quindi poi alla fine. Però comunque il gioco ha preso delle recensioni stratosferiche. La prossima settimana ne parleremo in maniera approfondita. Ci giocheranno entrambi, quindi figuriamoci, saremo
preparatissimi. E siamo faziosi come per ora siamo veramente a un hype 100 stratosferico, perché cioè, si sta parlando del nuovo Zelda. Esatto. Perché è nuovo. È nuovo. È nuovo proprio. Sì. Proprio. È nuovo. Ipse dixit. Vai. Questa volta vogliamo un po' perculare i fan di Nintendo. Dopo esserci dichiarato. Non l'ho nemmeno scritto perché è proprio una frasetta. Ok. Che però... sono stato... tra l'altro, aspetta, ho un'idea però per gli Ipsedixit, volevo dirvela in diretta, volevo sapere se per voi andava bene. Sì. Piuttosto che le cose che la gente ti spedisce e basta, dovremmo includere in questa fantastica rubrica proprio qualunque cosa che leggiamo ovunque su un forum, su una pagina Facebook, che è scritta da qualcuno. Successo di un autogrill. Successo scritta da qualcuno sui videogiochi, che basta che è una cazzata mega galattica. Gli ultimi due Ipsedixit sono stati già... ah, sono stati così, perfetto. Esatto. Allora, mi sono trovato in questa... discussione su Facebook ed ero l'unico a pensarla diversamente. Mi è stato detto: New Super Mario Bros. Per Wii U è il miglior gioco di Mario mai realizzato da Nintendo. A questo punto l'unica cosa da fare è chiudere il computer, prendere l'indirizzo della persona che lo ha detto e picchiarlo selvaggiamente. Cioè io portavo avanti esempi come Mario Galaxy, Mario 64, Super Mario World, Galaxy 2, e invece no. Ma è 20 persone che mi davano addosso perché New Super Mario Bros. Per Wii U è il miglior Mario. Ma persino il giocattolino dato dentro l'Happy Meal McDonald's ne è migliore. Io ci ho giocato ed è un buon gioco di Mario. Buono. Ma non si parla del nuovo che esce? No, si parla di quello del lancio. Me lo ricordo, ok. Che è un gioco sicuramente onesto, che sicuramente si può comprare. Chiedo ai nostri utenti di andare in un qualunque negozio di giochi usati e vedere quante copie ce ne sono. Decine e decine, l'ho visto di recente, quindi significa che tutta questa figata non può essere. È comunque divertente, ha il vantaggio di essere giocato anche in tanti. Però cioè, ragazzi, sarà il migliore. I vincenti non usano le droghe. E noi tre siamo dei perdenti. No. Io vinco sempre dove il vero sballo è dire di no. Il vero sballo è dire di no. E con questo chiaramente ci vediamo la prossima settimana.